Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, señoras y señores, signore e signori, sta per iniziare, va ora in onda la mitica, la grandiosa, la trasmissione che ci parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande rock nei decenni, con Gianluca su Science Web Network. The Rock Band History, giunta alla sua 35esima puntata, in onda tutti i giorni dal lunedì 17 settembre 2012 alla domenica 23 settembre 2012, ogni giorno a mezzanotte, alle 6 del mattino, a mezzogiorno e alle 18, quindi 4 volte al giorno, un appuntamento ogni 6 ore, a partire con il primo dalla mezzanotte, alle 6, alle 12, alle 18, CET Set, Central European Time! Bene cari amici, un ben ritrovati anche questa volta per un'altra puntata assieme in cui parleremo dei Queen, questa mitica band. Davvero mi rendo conto che ne stiamo parlando da parecchio tempo, ormai da quasi un paio di mesi. lo so, ma anche per i Queen era difficile, diciamo così, usiamo un termine un po' non carino, liquidarceli in poche puntate, ma anche come fu per i Led Zeppelin e per gli altri gruppi, quali Dire Straits, ma soprattutto Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. La, diciamo così, storia di quella rock band è stata davvero ardua raccontarla in poche puntate. Eravamo arrivati naturalmente con Freddie Mercury l'altra puntata, purtroppo appunto ci siamo chiusi in tristezza nel 1991 quando Freddie annunciò appunto all'età di 45 anni il fatto di avere questa grave malattia, appunto l'AIDS, l'AIDS, l'HIV, e morì appunto nel 1991, il 24 novembre del 91. E i restanti membri dei Queen, alla notizia della morte del loro amico, vennero colpiti da un intenso dolore, ovviamente. E tra la fine dell'anno e gli inizi del 1992, i tre decidettero di prendersi una grande pausa di riflessione per riflettere un po' sul loro futuro. E ad aprile del 92, May, Taylor e Deacon organizzarono un grande concerto dedicato alla memoria di Freddie Mercury nello stadio Wembley in London, con numerosissimi artisti internazionali. E io naturalmente ho davvero una grandissima memoria di quella cosa, ed è una cosa davvero strepitosa, e con questo do anche un saluto al grande e mitico Saiuz, che ci permette sempre di andare in onda. E vi ricordo anche gli appuntamenti del lunedì sera, e dicevo appunto è stato un evento memorabile all'epoca, trasmesso su Video Music, mi ricordo qui in Italia, e indimenticabilissimo, perché c'erano veramente tutti i grandi artisti al top del rock internazionale. Tony Iommi appunto dei Black Sabbath, il chitarrista, i Metallica, i Guns N' Roses, con uno strepitoso successo che ebbero e si lanciarono alla grande, non che ne avessero bisogno, erano già sull'apice, la cresta dell'onda. Poi David Bowie, Roger Daltrey con gli Who, Robert Plant appunto delle Zeppelin, George Michael con quella strepitosa esibizione a fine concerto con Elton John, Annie Lennox, Liza Minnelli, gli Extreme, i Def Leppard, altro gruppo che io adoro e che mi sono visto ben due volte e vi consiglio di andare a vedere, strepitosi, e anche un nostro artista italiano che era Zucchero. E i biglietti per questo concerto vennero veramente bruciati, terminarono in meno di 6 ore. Il mega concerto in stile glam, denominato appunto il Freddie Mercury Tribute Concert, si svolse il 20 aprile 1992 e venne visto in televisione da oltre 1 miliardo di persone. Ho la pelle d'oca solo a pensare all'evento. Il concerto, oltre che per l'eccezionalità dell'evento musicale, si segnalò naturalmente per aver richiamato tutto il mondo sul dramma dell'AIDS, dell'AIDS appunto, e fu davvero importante proprio per questo movimento che creò e naturalmente tutto l'interesse suscitato. Gli anni successivi alla morte di Mercury sono stati gli anni più duri della band. Infatti, nonostante le numerose crisi che li avevano visti protagonisti, nessuno aveva però mai considerato la possibile idea di uno scioglimento definitivo, nonostante tutto appunto. E May e Taylor, Brian May, chitarrista, e Roger Taylor, il batterista, cercarono dunque di far riacquistare al gruppo una propria identità. Il chitarrista pubblicò Back to the Light nel settembre del 1992, cominciando una serie di tour di buon successo.
testimoniati anche dall'album Live at the Brixton Academy del 1994. Il batterista invece compose alcune canzoni pubblicate poi in Happiness del 1994. Nell'estate del 92 la EMI pubblicò Live at Wembley 86. Praticamente sarebbe il nostro Live at Wembley 86, nell'edizione integrale del concerto di Wembley del 1986, appunto, che fu parte del Magic Tour. Quando poi superarono lo shock della morte del cantante, i tre membri restanti dei Queen si ritrovarono valutando quindi l'idea e la possibilità di realizzare una sorta di ultimo album con il nome Queen, utilizzando alcune parti vocali che Freddie Mercury aveva comunque già inciso e registrato praticamente solo poco prima della sua fine. Purtroppo mi dispiace un po' anche ricordarlo, e naturalmente poteva cantare solo poche ore al giorno, essendo molto malato. E nel 1995 poi uscì praticamente Made in Heaven, l'album che riportò i Queen ai primissimi posti delle classifiche di vendita in tutto il mondo. E il disco contenne le ultime tracce vocali, appunto, di Freddie Mercury, registrate poco prima di morire, come Winter's Tale, You Don't Fool Me e Mother Love, che pare il cantante sia stato costretto a registrare da seduto a causa, appunto, delle condizioni che gli aveva recato la sua malattia, e alcune vecchie tracce rielaborate e mai pubblicate negli album precedenti, come ad esempio My Life Has Been Saved, o la stessa title track che era concepita per The Works, la traccia d'apertura di It's a Beautiful Day, un solo di piano accompagnato dalla sola voce di Freddie Mercury, è il brano più esemplificativo dell'album, ad esempio concepito come disco celebrativo degli anni passati nella gloria dei Queen. E Let Me Live fu invece la prima canzone in cui Freddie Mercury, Brian May e Roger Taylor cantarono insieme. Nel 1997 fu pubblicato Queen Rocks, una compilation che raccoglie i maggiori successi rock della band, tra cui Stone Cold Crazy, One Vision, Hammer to Fall e I Want It All. Tra i brani di questo disco vi è anche No One But You, primo ed unico brano inedito creato dai tre rimanenti. Naturalmente parliamo con Deacon, quindi Brian May, Roger Taylor e John Deacon, appunto, con l'alternarsi alla voce di Brian May e Roger Taylor in memoria di Freddie Mercury e di Lady Diana, scomparsa proprio in quell'anno. E questo fu l'ultimo brano in cui John Deacon suonò il basso per i Queen. La sua ultima apparizione con il resto della band risale al 17 gennaio del 1997 al Ballet for Life, o Ballet for Life, Music by Queen e Mozart, tenutosi a Parigi. Da allora Deacon vive in Inghilterra con la sua famiglia e lavora come piccolo imprenditore. Nel 1999 uscì il Greatest Hits, parte terza, quindi Greatest Hits The Third, una raccolta per mantenere alto il nome dei Queen, e questo disco contenne tracce soliste di Freddie Mercury come Living on My Own e Barcelona, e di Brian May come Driven by You. Una versione remixata di Under Pressure, unico singolo della raccolta, e vari duetti spiega l'insolito più plus presente sulla copertina dell'album accanto al nome Queen, che vuol dire Another One Bites the Dust, in quell'occasione ripresa da Wycliffe Jean, mentre The Show Must Go On e Somebody to Love vennero cantate rispettivamente da Elton John e George Michael. Tra l'altro ricordiamo anche, appunto, lo strepitoso successo che fecero al concerto di Londra, alla Wembley Stadium, per la commemorazione di Freddie Mercury. Ripeto, commemorazione eccezionale. E il 3 giugno del 2002 May e Taylor vennero ospitati al Party at the Palace a Londra, dove hanno suonato Phil Collins, Will Young e il cast del musical We Will Rock You. Nel 2003 invece sono stati ospitati dal Pavarotti and Friends. Sto andando veloce perché il mio tempo a disposizione sta per finire, e anche questa volta finiamo qui la nostra chiacchierata sui Queen. Siamo arrivati al 1999 e 2003 con l'ospitata al Pavarotti in Francia. Riprenderemo nella prossima puntata dal 2004
in poi, e anche i Queen con Paul Rogers, che personalmente ho visto appunto il concerto a Milano qui in Italia, davvero eccezionali, strepitosi, non oso immaginare cos'erano con Freddie Mercury alla voce, ovviamente. Altra cosa è qui in più Paul Rogers, lo ricordo, non sono qui con Paul Rogers al posto di Freddie Mercury, in questo sono stati eccezionali e chiari. Bene cari amici, anche quest'altra 35esima puntata di The Rock Band History è giunta al termine. Vi ringrazio per essere stati all'ascolto del sottoscritto, di Gianluca appunto, che si congeda da voi. Vi ricorda per l'ennesima volta il blog, che è il www.saiuswebradio.net, dove poterci contattare, scrivere e mandare qualsiasi cosa. Le caselle di posta elettronica, gli indirizzi sono info@saiuz.com, gianluca@saiuz.com, riccio.incazzato@saiuz.com e luca@saiuz.com. Ci trovate sempre in Facebook, nella nostra pagina Facebook con il nome Saiuz Web Radio. Seguiteci in Twitter, con Twitter andate e trovate @Saiuz come nome per seguirci, ed infine su YouTube troverete le cose caricate dal grande e mitico Saiuz sotto il nome Saiuz Radio, sempre tutto attaccato minuscolo, e lì troverete i vari filmati, nonché trasmissioni, rubriche e quant'altro caricate appunto da Saiuz Web Network. Cari amici, vi ricordiamo l'appuntamento dei lunedì sera in diretta web, sempre con il sottoscritto Gianluca, Saiuz e Luca, e quest'anno è la novità assoluta è che naturalmente vi saranno anche le dirette web TV, quindi non è solo da ascoltare sulla Saiuz Web Radio ma anche da vedere sulla Saiuz Web TV. Quindi anche i lunedì sono ripartiti alla grande, i venerdì sera, lunedì dalle 22, i lunedì venerdì dalle 21.30 e da questa settimana il mercoledì alle 21.30 con Roberto e Gianluca, non io naturalmente, un altro Gianluca, è appunto la novità assoluta di questa nuova stagione appena iniziata. Iniziata da poco e che sarà ben lunga, e avremo tanti ospiti anche nelle puntate del lunedì sera. Vi aspettiamo numerosi, mi raccomando, sempre stay on time here on Saiuz Web Network in www.saiuzwebradio.net. Ciao!